Buonasera da Onda TG. In primo piano l'avete sentito la cronaca giudiziaria. Cittadinanze facili in cambio di regali ai brasiliani. A processo due ex amministratori pratolani, Costantino Cianfaglione e Danesa Palombizio. Fatti che sono avvenuti a Castel del Giudice. Sentiamo nei particolari il nostro servizio. Arrivavano in Italia come turisti e dopo pochi mesi tornavano a casa da cittadini italiani. Tutto questo avveniva tra l'Abruzzo e il Molise a beneficio dei brasiliani. Con l'accusa di corruzione in atti d'ufficio e falso ideologico, Costantino Cianfaglione e Danesa Palombizio, rispettivamente ex vice sindaco ed ex assessore del comune di Prato La Peligna, sono stati rinviati a giudizio dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Isernia. Con loro vanno a processo altri quattro imputati. I fatti, tutti avvenuti a Castel del Giudice, risalgono al biennio 2016-2017. L'inchiesta contava inizialmente ben 17 indagati, tra cui il sindaco del paese. Secondo le ipotesi di reato formulate dai magistrati inquirenti, gli imputati a vario titolo, in accordo tra loro, avrebbero messo su un'organizzazione con la quale richiedenti provenienti da Brasile offrivano denaro e altre utilità agli amministratori pubblici al fine di far compiere loro atti contrari ai doveri d'ufficio e, nel caso specifico, rilasciare la cittadinanza per diritto di sangue, pur in mancanza della documentazione prevista dalla legge, in particolare in assenza del requisito della dimora abituale. Ogni straniero avrebbe versato una quota di 300 euro e fatto alcuni regali come cesti natalizi e casse di vino. Il funzionario comunale a questo punto procedeva all'iscrizione anagrafica. I due ex amministratori Peligni, difesi dagli avvocati Alessandro Margiotto e Giovanni Mastro Giovanni, sono pronti a respingere tutte le accuse, dichiarandosi completamente estranei ai fatti. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 28 febbraio davanti al Tribunale Collegiale di Isernia. E torniamo alla vicenda della badante condannata in appello, quindi in secondo grado. Non è una sentenza simbolica detta della parte civile. Sentiamo che cosa era accaduto nel nostro servizio. Spunta un terzo fascicolo per la vicenda giudiziaria dell'eredità contesa di Prato La Peligna. La Procura della Repubblica di Sulmona ha notificato la chiusura delle indagini preliminari e l'avviso di garanzia alla vicina di casa di 39 anni, finita sotto inchiesta per essere entrata in possesso della carta bancomat di proprietà dell'anziana, indebitamente utilizzata per effettuare una transazione nello sportello ATM di un istituto di credito. La vicenda risale al marzo 2022. Si tratta del terzo capitolo della vicenda giudiziaria, che sul fronte penale vede indagati cinque parenti e nipoti della donna per circonvenzione di incapace. Uno di questi risulta indagato anche per essersi fatto rilasciare dall'anziana, una novantenne deceduta nei mesi scorsi, un testamento olografo sequestrato dalla procura. La vicina di casa era stata invece nominata erede universale dalla novantenne nel 2021, un'accusa legata alla distrazione di 450.000 euro dal conto della donna, ancora da riscontrare in sede dell'incidente probatorio, nel corso del quale il giudice per le indagini preliminari lo scorso 14 settembre aveva designato un perito. L'anziana, ad onor del vero, aveva effettuato dei bonifici in tal senso. Il filone civile per la nomina di un amministratore si è chiuso con il deposito del certificato di morte. Le nipoti dell'anziana avevano evidenziato l'inopportunità della scelta di nominare quale amministratore provvisorio proprio la madre della vicina designata erede universale, circostanza che aveva spinto giudice PM a recarsi a casa della novantenne per un sopralluogo. Lo scenario che si apre è più complicato e delicato, poiché di mezzo c'è l'eredità contesa tra il fratello, la giovane nominata davanti al notaio, e gli altri congiunti, cose fortunatamente non dell'altro mondo, dove l'anziana può riposare in pace. Sfida accettata sul Cogesa, parla il nuovo amministratore unico Nicola Sposetti, consapevole di questa eredità, di questo stato contabile non proprio roseo. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Accetto la sfida. Queste le prime parole che il neo amministratore unico del Cogesa, Nicola Sposetti, ha rilasciato all'indomani della sua elezione con unanimità avvenuta nell'assemblea ordinaria dei soci. Ho detto sì con spirito costruttivo, con la consapevolezza delle responsabilità che discendono dall'assunzione dell'incarico, afferma Sposetti. Ovviamente non ho piena contezza dello stato dell'arte, ma sono altresì edotto che sicuramente saranno molteplici le criticità da affrontare. Effettivamente il momento storico non è dei più rosei per la partecipazione
partecipata Peligna, che aveva proclamato lo stato di crisi lo scorso anno e che recentemente ha depositato il piano di ristrutturazione del debito al vaglio del Tribunale. Un ritorno al patrimonio netto dal 2024, esito partecipato e positivo degli accordi di ristrutturazione con 151 creditori, ovvero l'88,2%, ma soprattutto nessun taglio alla pianta organica, che comprende 215 dipendenti. Quanto al risanamento, che avverrà in 5 anni, si punta al recupero dei crediti d'imposta e alla ristrutturazione del debito per un totale di circa 5 milioni di euro. Secondo gli esperti, nonostante la mancanza di flusso in cassa, uno degli effetti positivi è il totale della disponibilità bancaria, che ammonta a 4 milioni circa per far fronte alle spese. Confermati gli investimenti del piano CSS e il piano fotovoltaico, mentre non ci sarà alcun taglio tra personale, fermo restando la gestione dei 43 contenziosi per i livelli superiori. Il piano prevede un accompagnamento graduale dei lavoratori inabili con ricambio generazionale a costi agevolati. Lunedì ci sarà il passaggio di consegna con il CDA uscente, la prima grana per Sposetti e l'opposizione presentata dal comune di Sulmona, che potrebbe rientrare all'esito di un confronto, come annunciato dal sindaco Gianfranco Di Piero, secondo il quale le incongruenze emerse andavano trattate come tali. E torniamo a Metanodotto Snam, una sentenza illogica, quella del TAR. Questa è la reazione dei comitati cittadini per l'ambiente contro i giudici amministrativi, che di certo non mollano la battaglia. Sentiamo tutto nel nostro servizio. La sentenza con cui il TAR ha respinto il ricorso del comune di Sulmona sul metanodotto Sulmona-Foligno è illogica, totalmente non condivisibile, lo affermano i comitati cittadini per l'ambiente all'indomani della decisione dei giudici amministrativi che hanno rigettato il ricorso intentato dall'ente contro l'autorizzazione unica rilasciata per la costruzione e l'esercizio del metanodotto Sulmona-Foligno, condannandolo alle spese per 14.000 euro. Secondo gli ambientalisti, il TAR sostiene la tesi secondo cui la valutazione di impatto ambientale per il metanodotto e la centrale di Sulmona è eterna, in aperto contrasto con una sentenza del Consiglio di Stato, la quale ha sancito per tutti i progetti, compresi quelli presentati prima del 2008, come quello della Snam, che vale la scadenza di 5 anni. Se l'opera non viene realizzata entro questo termine, la valutazione di impatto ambientale va ripetuta. E questo è proprio il caso del progetto della Snam, perché sono passati ben 13 anni dall'emanazione della valutazione di impatto ambientale. Ciò che sorprende maggiormente è l'insistenza della Snam per un'opera anacronistica del tutto inutile, riprendono i comitati, secondo i quali il progetto relativo a metanodotto linea adriatica della centrale di Sulmona risale a 20 anni fa, quando si pensava che il consumo di metano in Italia dovesse superare 100 miliardi di metri cubi, ma così non è stato. Dopo un picco massimo di 86,3 miliardi nel 2005, è iniziata un'irreversibile discesa fino ad arrivare ai nostri giorni a circa 60-62 miliardi di metri cubi, che è l'obiettivo che l'Italia ha stabilito di raggiungere nel 2030. Tutte le previsioni ci dicono che nei prossimi anni i consumi di gas scenderanno ancora. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto, la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio. Difatti, la struttura, oltre ad essere completamente in legno, ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a COP ANSAPE Terra Antica, in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo. La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia, locali, che sono in grado di raccontare il nostro territorio. Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche e agricole della nostra valle, come i legumi, cereali, farine, per passare poi alle paste, le trafilate in bronzo, le produzioni artigianali, ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto.
Parco del Gusto, all'interno del centro agroalimentare Anzape Terra Antica di Raiano, propone quotidianamente tutte le nostre produzioni, dall'olio extravergine d'oliva della varietà Rustica e Gentile, fino alle produzioni lattiero-caseari. Per chi volesse venirci a trovare, Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare Anzape Terra Antica, statale 5 Raiano. Parco del Gusto, dove il prodotto che ci è più a cuore è il nostro territorio. Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. È fondamentale riposare bene. La serenità della vita dipende anche dalla qualità del sonno che va ricercata nella rete, nel materasso e nel guanciale. La scelta del nostro sistema di riposo va fatta con cura, deve adattarsi alle nostre caratteristiche ed essere realizzato con materiali di qualità. Affidati a Semiflex, fabbrica materassi artigianali, memory, in lana e a molle, reti e doghe anche motorizzate, lavaggio lana e inoltre lavori di tappezzeria per ridare nuova vita a sedie, poltrone e divani. Semiflex è da sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia, mescolando innovazione e tradizione. Fabbrica e showroom in via Alessandro Volta, zona industriale, Raiano. Pranzo o a cena, ristorante pizzeria La Vigna, via Cerrano, Prato La Peligna. Lavorare con passione, è questo il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale. 347-588-7107. LPG Legno, la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana. Seconda parte, ripartiamo dalla neve, 20 centimetri nella notte a Roccaraso, 13 piste aperte, attivi tutti i cannoni, vediamo qual è la situazione nel nostro servizio. Un nuovo manto nevoso si è posato stanotte sulle montagne abruzzesi, giusto in tempo per dare nuova linfa vitale a fine settimana sugli sci anche a Roccaraso, cuore del comprensorio degli impianti dell'Alto Sangro che ha inaugurato la stagione 7 dicembre ed è rimasto l'unico aperto per sciare fino a Natale,
Esattamente un anno fa, il 19 gennaio 2023, iniziava invece la precedente stagione sciistica in Abruzzo. Stanotte c'è stata una precipitazione che ha permesso di accumulare 20 cm di neve. Non è stata copiosa, ha colorato il paesaggio, è già terminata. Però ci sono le temperature giuste per innevare artificialmente, per cui abbiamo attivato tutti i cannoni sparaneve. Siamo infatti attorno a meno 4, meno 5 gradi, dice Bonaventura Margadonna, il presidente del consorzio Skipass Alto Sangro, che aggrega l'impianto di Aremogna, Monte Pratello e Pizzalto, tra Roccaraso, Rivisondoli e Barrea, anche quelli distaccati di Pescasseroli e Pesco Costanzo. C'è già in zona un aumento notevole di presenze perché la precipitazione di questa notte era stata annunciata. Ci aspettiamo infatti una buona affluenza sulle piste questo fine settimana, aggiunge fiducioso Margadonna. Al momento tra Aremogna, Pratello e Pizzalto sono aperti 13 impianti e 13 piste, questo grazie all'innevamento artificiale. Intanto la polizia locale si affida a San Sebastiano nel vero senso della parola, con la cerimonia che si è svolta questa mattina presso la Basilica Cattedrale di Sulmona. Stiamo vedendo le immagini in questo momento, un momento istituzionale che però è servito anche a fare il punto della situazione sulla grave cronica carenza di organico. Solo 10 agenti sono rimasti in servizio, con una sola pattuglia per turno a tenere a bada una città di più di 23.000 abitanti. Questo è un problema che gli uffici comunali, soprattutto il sindaco, stanno gestendo per il fabbisogno del personale, per cercare di invertire la rotta. E a Sulmona il racconto di un viaggio sulla frontiera. Marco Malvestuto nel servizio. Successo per la giornata dedicata alle migrazioni, organizzata dall'associazione Ubuntu, che ha avuto come ospite speciale Mamadou Kouassi, l'ispiratore del film Io Capitano di Matteo Garrone. Il film, che racconta la storia di un giovane migrante che diventa il capitano di una nave di salvataggio, si basa sulla vera esperienza di Kouassi, che ha attraversato il Mediterraneo nel 2015 e ha salvato molte vite umane. La mattina, presso il Cinema Pacifico, si è tenuta una proiezione esclusiva del film per le classi terze dell'Istituto Capograssi e di altre scuole della città. Kouassi, attivista e mediatore interculturale del movimento Migranti e Rifugiati di Caserta, ha condiviso la sua testimonianza con gli studenti e ha risposto alle loro domande. Un viaggio che racconta l'atrocità, le torture sul deserto, anche sulla Libia. Ed è importante, a partire dal giovane, far sì che questo, perché possono medesimare, loro anche sono giovani, che un giorno vorranno anche viaggiare, medesimando in questo film di questi due giovani che cercano un futuro migliore, decidono di andare in Europa attraversando tutto questo realtà, sofferenze. Ma questo film racconta l'ingiustizia, che ragazzi che vogliono cercare una vita migliore sono obbligati, l'unica alternativa è far affrontare il deserto, il mare, la prigione, la schiavitù. E quindi questo film è un modo per anche aprire le coscienze, che la politica possa a livello internazionale dare diritti a tutte queste persone di avere la possibilità di poter viaggiare, perché più le persone riescono a viaggiare liberamente, questo è un modo per struccare i trafficanti di esseri umani, dare dignità a tutte le persone. È un diritto per chiunque vuole viaggiare. Quindi questo film racconta veramente questa atrocità, che dall'atrocità tutta la gente possa capire, anche contribuire per cambiare la politica a livello internazionale. E ringrazio Sulmona di aver dato questa opportunità all'associazione Ubuntu, e speriamo che quelle che fanno sul territorio anche possa incidere per far sì che ci sia l'integrazione vera, aiutando gli immigrati a fare parte di questo tessuto sociale. Siamo veramente contenti di come è andata la giornata, innanzitutto per l'afflusso, abbiamo fatto sold out al cinema, e per l'attenzione di tutti gli studenti al film, anche perché il film è sottotitolato e completamente in senegalese, tranne le ultime tre parole che sono dette in italiano in maniera molto enfatica. C'è stato un enorme coinvolgimento dei ragazzi quando è entrato nella sala Mamadou Kouassi, è stato subissato da domande, ci sono stati anche dei
canti che sono stati realizzati dalle scuole medie per lui e diciamo che la nostra gioia, la nostra emozione riguarda proprio il fatto che come associazione, oltre a occuparci della tutela dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti sul territorio abruzzese, abbiamo anche lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui temi delle migrazioni, sui temi del viaggio. Quindi questo è stato un po' il punto finale di un progetto di educazione alla mondialità e all'intercultura che stavamo portando avanti in particolare con l'Istituto Comprensivo Mazzini Capograssi di Sulmona e che portiamo avanti da diversi anni con altre scuole. E, grazie a Matteo Garrone abbiamo avuto la possibilità di andare oltre le nostre parole, ma di far vedere appunto quella che è la realtà dei fatti. Quindi noi speriamo che questi ragazzi potranno approcciare all'informazione di massa con uno spirito molto più critico di prima. Nel pomeriggio presso la sede della CGIL a Sulmona si è tenuto un incontro aperto al pubblico intitolato Conversazioni sulle frontiere, dove Quassi ha raccontato il suo viaggio nel viaggio, andando oltre la narrazione cinematografica e approfondendo tematiche di intercultura, coesione sociale e diritti umani. Ha anche discusso delle politiche migratorie e del Patto Europeo Migrazioni e Asilo insieme ad altri attivisti del movimento Migranti e Rifugiati di Caserta. L'evento è stato un'occasione di confronto e di sensibilizzazione su una realtà spesso ignorata o distorta dai media e dall'opinione pubblica. Quassi ha portato la sua voce e il suo sguardo mostrando come i migranti siano soggetti attivi e non solo vittime o minacce. Ha anche lasciato un messaggio di speranza e di solidarietà invitando tutti a superare le paure e i pregiudizi e a costruire ponti invece che muri. Anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. I piccoli centri sono soggetti allo spopolamento, soprattutto la provincia dell'Aquila che è maglia nera. In tal senso Gallia Laterno e piccolo centro della Valle Subequana segna invece l'inversione di tendenza, più 20 abitanti negli ultimi 3 anni, un processo che è stato avviato con fatica dalla ricerca antropologica, da chi ha scelto di vivere in paese, dalle comunità energetiche. Un processo avviato dal basso che comincia a dare dei piccoli grandi risultati. Negli anni 60 avevamo circa 2000 abitanti, attualmente siamo a 250 abitanti. Ci vuole coraggio vivere qui. Quando sono arrivato, qualsiasi attività non aveva le gambe per camminare. Adesso c'è proprio un risveglio culturale, un risveglio emotivo, sì. C'è voglia. Di Gallia Laterno è stato uno dei primi enti pubblici d'Italia ad avviare un processo di costruzione di comunità energetica. Vuol dire essere proprietari in quanto collettività dell'energia che viene prodotta e quindi consumata collettivamente. Le persone possono decidere insieme che cosa fare degli incentivi economici che vengono dati. Con la comunità energetica cambia il rapporto tra uomo ed energia. E tra l'altro nella storia, quando è cambiato il rapporto uomo-energia, spesso è cambiata la storia. La prima cosa che ho fatto quando sono stato eletto sindaco è stata quella di finanziare dei ricercatori, questa associazione che si chiama Montagna in Movimento, e con il metodo scientifico, cioè quello antropologico, hanno avviato dei percorsi di partecipazione. La trasmissione dei saperi, noi la chiamiamo. Tanta roba da fare, c'è un'idea al giorno. Abbiamo messo in piedi un progetto NEO, Nuove Esperienze Ospitali, e quindi abbiamo iniziato a dire a dei ragazzi da tutta Italia: volete venire a vivere qui? Noi vi diamo una casa per 6 mesi e vi facciamo formazione. Sono persone che hanno studiato, che hanno comunque un livello culturale alto. Semplicemente quella ricerca di senso, e l'ho trovato qui. Vedere questi ragazzi mi fa un piacere enorme. Se voi considerate che attualmente circa 20 giovani neoabitanti sono presenti in paese, per un paese di 250 abitanti parliamo di qualcosa di rivoluzionario. Sicuramente è stato avviato qualcosa che ha superato le aspettative che si poneva all'inizio. E se diciamo che è riuscito vuol dire che si è fermato. No, è in movimento e continua ad essere in movimento, speriamo che resti in movimento. Speriamo. Thank you.
Ora il metodo Scout per educare alla fede cristiana, il nostro servizio. Educare alla fede cristiana attraverso il metodo Scout nella comunità parrocchiale. È stato questo il tema al centro dell'incontro di formazione organizzato dalla GESCI dell'Aquila, tenutosi nei giorni scorsi a Pescina, durante il quale è intervenuto il vescovo Monsignor Michele Fusco in merito al contributo che l'associazione può offrire nella vita delle parrocchie. Il vescovo, prendendo spunto dalla parola del giorno e da alcuni documenti di riferimento della GESCI, ha sottolineato quanto sia importante che l'incontro con il Signore, proprio come l'incontro tra Giovanni Battista e il Maestro Gesù Cristo, sia alla base di ogni esperienza educativa di fede, senza il quale i capi scout restano dei semplici accompagnatori, mentre l'esperienza da vivere all'interno dello scoutismo deve essere quella di un vissuto cristiano sullo stile di discepoli di Emmaus, come indicato nello strumento di lavoro proprio della GESCI per educare alla vita cristiana. È stato inoltre messo in risalto come il contributo degli scout alla formazione nei cammini di fede parrocchiali sia spesso decisivo, se non unico, nell'offerta del cammino di fede. Bisogna quindi che tutti insieme, parrocchi e associazioni, rinnovino un patto educativo volto al bene e alla crescita umana e di fede dei ragazzi e dei giovani, senza sfociare in sterili divisioni. L'iniziativa rivolta ai capi e agli assistenti spirituali dell'associazione della provincia si inserisce all'interno di un percorso che ha come obiettivo quello della costruzione di una maggiore e scambievole consapevolezza dell'azione educativa scout all'interno delle parrocchie. Prima di chiudere vi ricordiamo i nostri riferimenti www.ondatv.tv per seguirci in tempo reale. Bene, noi ci fermiamo qui. Grazie per la vostra attenzione e buon fine settimana, buona domenica.